economie emergenti ancora sotto pressione. È il caso di sfruttare questi momenti per entrare in questi mercati o è meglio starne alla larga? Diciamo che rispetto a maggio e giugno le valutazioni dei paesi emergenti in questo momento possono sembrare più attraenti sia dal lato azionario sia dal lato obbligazionario. C'è stato un primo grosso calo l'anno scorso, una recrudescenza dell'instabilità e della volatilità questi ultimi giorni. Diciamo che la cosa che deve far riflettere l'investitore è che ai mercati emergenti c'è un rischio politico che spesso sull'euforia data dal fatto che era l'unica area a forte crescita rispetto all'Europa che magari era una crescita deludente, ha attirato troppi capitali per il mercato finanziario effettivo che si trova nei mercati emergenti. Quindi diciamo che bisogna mettere nei prezzi prima di comprare, mettere a fattor comune prima di comprare i mercati emergenti, l'instabilità politica, quindi chiedere un premio al rischio più elevato prima di investirci, quindi prezzi più bassi, e la fragilità data anche dalle valute locali dei paesi emergenti, che dovranno rimanere deboli, ma per fortuna dovranno rimanere deboli perché in questo modo molti paesi emergenti importanti che hanno deficit della bilancia dei pagamenti lo possono in questo modo riequilibrare. Quindi diciamo che sono movimenti del tutto sani per i mercati finanziari, che correggono gli squilibri determinati dagli eccessi di liquidità che sono fluiti sull'asset class fino a maggio 2013. Quindi è interesse veramente dell'investitore e del risparmiatore trovare i mercati emergenti che si ripresentino all'appuntamento con l'investitore con dei prezzi proporzionati ai fondamentali. Quindi per questo riteniamo che sia troppo presto per entrare, anche perché i flussi, anche nella questione tecnica, i flussi stanno fuoriuscendo, il sentiment è negativo e quindi in presenza di opportunità vicino a noi, come per esempio in Europa, in questo momento ci sembra il caso di sottopesare gli emergenti, quindi non diciamo, di farli sparire dai portafogli, perché magari nessuno può prevedere una possibile inversione di tendenza, però di minimizzarli sia dal lato obbligazionario sia dal lato azionario, quindi dovendo ristrutturare i portafogli e ridurre ogni esposizione eccessiva a questi mercati. Tassi di riferimento ancora sui minimi storici, dove è possibile trovare del rendimento in un simile contesto? Allora, essenzialmente la ricerca del rendimento sui mercati obbligazionari dopo 2 anni in realtà di grosse salite è veramente difficile, a patto di prendersi i rischi di liquidità, quindi investire in obbligazioni strutturate o magari obbligazioni convertibili sintetiche. Tutto questo eviteremmo, quindi diciamo che la cosa più sana da fare è quella di accettare un rendimento obbligazionario che offre il mercato, riducendo la volatilità per quanto possibile. Quindi questo vuol dire evitare le obbligazioni americane perché c'è volatilità valutaria e perché sono l'asset class più esposta al tapering, quindi al ritiro di liquidità. Prima ne hanno beneficiato e adesso parallelamente ne stanno soffrendo. Evitare le obbligazioni emergenti, appunto perché per tirar fuori del valore dobbiamo attaccarci a una volatilità valutaria difficilmente prevedibile. Non dimentichiamoci che i clienti investono in obbligazioni per essere tranquilli e prevedibili su quella parte di portafoglio. L'obbligazionario non va spremuto attaccandoci volatilità di valute locali o di emittenti lontani, quindi quello che consigliamo sui mercati obbligazionari, visto che comunque non possono essere evitati, è quello di investire in obbligazioni dell'area euro a breve scadenza con una dose di obbligazioni convertibili europee a basso delta, quindi a bassa sensibilità azionaria, per migliorare il profilo di rendimento. Quindi diciamo, complessivamente la soluzione è quella di utilizzare portafogli bilanciati e migliorare il profilo obbligazionario del portafoglio con l'aggiunta di azioni, sia direttamente sia con obbligazioni convertibili. Il focus degli investitori internazionali sembra essersi spostato sul vecchio continente. Considerati quelli che sono i prezzi attuali, dove è possibile trovare delle opportunità? Allora, diciamo che secondo noi è la zona a miglior rischio, profilo rischio-rendimento che troviamo sui mercati finanziari, proprio il Sud Europa. Il Sud Europa deve ancora, dal lato azionario appunto, deve ancora convergere rispetto ai paesi che in Europa sono già stati premiati, come per esempio il DAX e la Germania, no? Il DAX è un indice che ha un rapporto prezzo-utili medio di circa 18,5 volte gli utili, quindi diciamo, è già stato premiato le aziende tedesche guida per essere la Germania il paese a miglior crescita e il paese con le finanze più sane d'Europa. Diciamo, tutta l'opportunità è dalla parte del Sud Europa. Diciamo che sono abbastanza importanti, diciamo, la medaglia d'oro la darei alla Francia e all'Italia perché hanno indici più diversificati, in particolare la Francia, che hanno pagato il prezzo della crisi per appartenere a paesi, no, con stati in difficoltà,
ma le loro aziende che sono ben ristrutturate hanno a questo momento dei prezzi molto interessanti. Quindi Italia e Francia in primis, ricordiamo che la Francia dalla tazionaria è considerata in questo momento sud, valutazione alla mano, e poi perché no anche Spagna e Portogallo. Recentemente la Spagna ha sofferto di alcune esposizioni delle sue grandi aziende a mercati sudamericani, ma riteniamo che comunque complessivamente il mercato spagnolo abbia gli ampi margini di miglioramento e che incorpori gran parte delle delusioni. Quindi diciamo, dovendo investirci, sia più tranquillo investire in azioni del sud Europa piuttosto che in azioni growth, che sono già state premiate, del nord Europa.